Benvenuti amici, AMD ha presentato qualche giorno fa la RX 470, una scheda video che si affianca alla RX 480. Che prestazioni offre la nuova scheda grafica? Chi dovrebbe acquistarla? Rimanete con me se volete una risposta a queste domande. La nuova generazione di schede grafiche AMD è capitanata per ora dalla RX 480, ci ho dedicato un video, se vi interessa cercatelo sul mio canale. Molto velocemente, la RX 480 è la scheda perfetta per chi vuole giocare a risoluzione Full HD senza compromessi. L'unico compromesso, a dire il vero, è il prezzo, perché oggi la RX 480 è venduta in Italia ancora a un prezzo superiore rispetto a quello dell'estero. Si parla di circa 290-300 euro al momento in cui sto registrando questo video, mentre in America, ad esempio, si parte da $200 e $240 rispettivamente per le versioni da 4 e 8 GB. Oggi quindi vediamo la RX 470, una scheda che si prefigge di avere buone prestazioni a un prezzo ancora inferiore. Ho deciso di pubblicare questo video qualche giorno dopo l'uscita ufficiale, perché ho voluto fare ancora una volta le cose in grande. Infatti ho messo alla prova questa 470 con più di 25 videogiochi. Prima di vedere però i risultati, due parole sulla GPU. Si tratta della stessa GPU alla base della RX 480, ma anziché avere 36 compute units, ne ha 4 in meno, cioè 32. Questa riduzione porta a avere 2048 stream processor anziché 2304, mentre le unità texture rimangono inalterate, cioè 128. Non cambia nulla per quanto riguarda il backend, mentre per la memoria sono stati utilizzati 4 GB di memoria GDDR5. L'altra riduzione effettuata riguarda le frequenze di clock, che sono inferiori rispetto a quelle della 480. Il consumo è più basso, questa scheda grafica dovrebbe avere un TDP di 120 watt, dico dovrebbe perché poi dai primi test effettuati il consumo in media si aggira attorno ai 140 watt. Vediamo ora il risultato con tutti i test. Come al solito vado velocemente, quindi nel caso in cui vogliate leggere per benino i vari grafici, mettete in pausa il video. Bene, non è così scontato valutare questa scheda, ma dopo aver analizzato tutti i risultati con i benchmark sono arrivato a queste conclusioni. La RX 470 è la scheda d'ingresso per tutti coloro che vogliono giocare a risoluzione Full HD e si differenzia ovviamente rispetto alla 480, perché avevo già definito la 480 come la scheda ideale per il Full HD, però un Full HD senza compromessi. Le prestazioni a 1080p della 470 possono essere, in base al gioco, a volte ottime, a volte diciamo medie e a volte sufficienti. Quindi in alcuni casi bisognerà fare a meno di qualche dettaglio qualitativo, ma non è un male dopo tutto, perché spesso e volentieri, anche se si tende a puntare al massimo della qualità, a volte cambiare qualche impostazione in realtà non si influenza molto la qualità e l'esperienza di gioco. Sono quindi abbastanza tranquillo nel ribadire che per chiunque voglia giocare a Full HD e non ha le pretese di avere sempre il massimo livello qualitativo, la RX 470 è la scelta migliore e più economica che possa fare. In realtà con alcuni giochi si può utilizzare anche la risoluzione 2K, ma dipende appunto molto dal gioco, quindi mi sento di non consigliare questa scheda per la risoluzione 2K e la stessa cosa vale per la realtà virtuale, cioè non è idonea. Rimane l'ultimo dubbio, che alla fine è sempre lo stesso, cioè il prezzo. Sapete che è sempre difficile esprimersi su questo fattore, sul prezzo, perché io registro il video ora e quindi posso dare delle indicazioni su quello che vedo ora, mentre il prezzo è sempre un bersaglio in movimento. Oltretutto siamo ad agosto, che non è certo il mese ideale per fare ragionamenti di questo tipo. Quello che posso dirvi ora è che si parla di prezzi di partenza per la 470 di 220-230 euro. A questo prezzo, 220-230, la 470 è senza dubbio la scelta migliore. Se invece non sarà questo il prezzo, quindi sarà più alto, vi ricordo che a poco meno di 300 euro si possono acquistare la 480 o la 1060. In pratica, questo è anche ovvio, più il prezzo della 470 si avvicina a quello della 480, perde interesse la 470.
Finché ci saranno 60, 70, 80 euro di differenza, allora questa scheda ha senso di esistere e mantiene intatto il suo valore. Quando il prezzo già si assottiglia e si arriva a una differenza di 40-50 euro, allora la scelta è più ardua e probabilmente in quel caso ha senso optare per una 480 o una 1060. Vi ringrazio ragazzi per avermi seguito in questo video dedicato alla RX 470. Se avete ancora qualche dubbio parliamone qua sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e vi raccomando condividetelo con i vostri amici. Grazie ancora e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Let it go.